bimbi bellissimi usciti dall'asilo. La mamma gli ha portato la frutta. Fragola, mele, banana. Bravo mio Pucci. E Pucci Pucci. Adesso aspettiamo il fratellone che esce da scuola. E qua tutti pochi. Io vi faccio vedere come sono usciti. Pantaloni disastrati, la maglia è marrone, ma non importa. All'asilo si va per sporcarsi e divertirsi. Poi la mamma lava, non c'è problema. Ragazze, buon pomeriggio, bentornato nel secondo video che registro oggi. Allora, stamattina ho fatto lo spesone, innanzitutto è il primo di ottobre, quindi buon inizio di nuovo mese. Vi ho fatto lo spesone che ho fatto da Aldi, dove ho anche preso i buoni sconti da usare settimana prossima. Me ne hanno dati 6 e 5 sicuramente li userò su una spesa di 250 e vediamo se farò uno spesone immenso lì con anche le cose per pulire, le cose per prodotti di igiene. Adesso sono venuta a prendere Liam e Nathan all'asilo, infatti stanno facendo merenda. Ora prendo Alex e dobbiamo andare alla biblioteca del centro commerciale, quella comunale, che dista mezz'ora scarsa da casa, perché la biblioteca del mio paese ci metterebbe troppo a farsi arrivare il continuo del libro che ho finito qualche giorno fa, che era Finalmente noi, e adesso c'è il seguito. Io non ce la faccio più, non riesco ad aspettare più di una settimana, forse anche 10 giorni, se non 2 settimane, prima che la posta faccia arrivare il libro dalla biblioteca grande, appunto questa del centro commerciale dove spesso vado, al nostro paese. Quindi ho telefonato e mi hanno detto: ti conviene venire a prenderlo? Quindi ho detto: prendo i bambini, andiamo in biblioteca, facciamo merenda fuori e poi accompagniamo Alex, che oggi ha acrobatico dalle 6:30 alle 7:30, quindi dovrei farcela giusta con i tempi. E niente, i bimbi hanno ancora un po' di tosse, soprattutto quando dormono e quando si risvegliano. Adesso hanno finito di fare la merendina, anche se hanno mangiato la frutta all'asilo alle 3 quando li hanno fatti alzare. E niente, adesso prendiamo Alex che stanno iniziando ad uscire. Eccola là la scuola. Bentornato anche ad Alex. Fai vedere la nuova giacca che ti ha preso ieri la nonna? Bella giacca con la visiera. Se l'è scelta lui, con cappello e scaldacollo, guardate. Wow! Sembra un alieno. Va bene Alex, mettiti qua con loro che vado a parlare con la signora. Liam e Nathan leggono i libri dei veicoli, vero? Alex ha trovato 2 libri e anche io ho trovato 2 libri. Dopo un'oretta di lettura, un piccolo break con i bimbi. Che buono! Qualcuno si era addormentato durante la strada, ma siamo arrivati a danza. Ora fa finta. Mamma porta 1500 borse, so che mi potete capire. C'è ancora un po' di chiaro nonostante siano le 6:30. Adesso lavo i bimbi, mangiamo e poi torno fuori a prendere Alex e
Stasera inizio il mio libro, non vedo l'ora, con una buonissima tisana calda che ci vuole tanto tanto. Allora, come ieri gli Amenatan vogliono l'acqua blu, questa qua di DM che è veramente carinissima, adesso gliela metto qui, sto preparando l'acqua bella calda. Maria è lì, ha fatto lei le zucchine e io poi cucinerò il roast beef. Nel frattempo svuotiamo come sempre gli zainetti e sistemiamo tutta la baraonda. Eccoli qua i bimbi, li ho coperti con l'asciugamano e fanno un bel bagnetto caldo mentre giocano con l'acqua colorata blu, che è questa qui praticamente, ed è veramente molto profumata. Due pulcini gemelli belli puliti e lavati, vero? Chi sei tu? Na? Chi sei? E tu? Chi sei tu? Come ti chiami? Di bene, Liam. Maria canta mentre sistema Nathan e io sistemo Liam. Allora mettiamo la canottiera. Questo bel pigiamino blu, vero? Ora abbiamo messo le calze di Bulbasaur dei Pokémon, le mutandine a boxerino ed è pronto Liam e anche Nathan. Postazione cambiata, sono ai fornelli e vado a fare il roast beef che ho preso oggi. Ho messo un pochino di burro. Queste bistecche sono veramente belle, hanno un profumo buonissimo, quindi sono proprio contenta di averne prese. Mi sciacquo un po' la mano, poi inizio ad impiattare. Qui ho le zucchine che ha fatto Maria e ora le scaldiamo. Tolgo questo. Eccoci, che è scomodo. Qui è la pappa di... Questa qui è... Praticamente sono spinaci in crema con le patate. Perfetto. Qui ho i bimbi, quindi scusate, ma sapete che quando ho loro non c'è mai un po' di tranquillità. Però so che vi piace, ora mi lavo le mani con sapone, anche se sono pulite, perché... Bimbi, non gridate! Perché ho fatto il bagnetto ai bimbi. Ma qui ho l'insalata che ha preparato prima Maria, così mangiamo anche un po' di insalata. E adesso, come faccio sempre, impiatto, quindi faccio un piatto unico che abbia comunque o le proteine o il pesce o la carne, insomma, o le uova, e cerco comunque di fare appunto dei piatti completi. Poi metto anche un po' per gli Amenatan, anche se non sempre mi mangiano. Aspettate che li controllo. Eccomi, forse li ho un attimino calmati, perché sennò non capite niente di quello che dico. Comunque, ecco qua un po' di insalatina. Io l'adoro, la mangerei praticamente tutti i giorni, ma senza le verdure non posso stare. Adesso è già quasi ora di girare la carne, quindi vediamo se c'è. Ecco qua, io vado bene con queste. Fate i bravi, sennò le bimbe che ci guardano non capiscono il video. Mamma mia che bella questa carne, proprio bella. L'avevo trovata in offerta da 5,99 a 4,49, quindi super prezzo. Adesso aspetto di impiattare e che sia pronta la carne, quindi ci vediamo tra un minutino. Rieccomi, allora
Le zucchine sono calde, quindi le posso impiattare. Io ne metto sempre due anche a Liam e Nathan. Liam ogni tanto le mangia e anche tante. Nathan fa sempre un pochino di fatica. Piano piano arriveremo anche a quello, come con Alex. Le bistecche sono quasi pronte. I bimbi come sempre litigano, ma voi siete ormai abituate. Ecco qui. Allora, ti faccio un piatto. Eccolo qua. E questo qui. Carne è pronta e anche la crema per gli amenata, manca anche l'altra parte pronta, quindi vedete non è che gliene metto tantissima, ma almeno hanno le loro verdure, quindi questo e questo. E ora taglio la bistecchina. Fate i bravi bimbi di Liam e Nathan. Quindi questa qui, tra l'altro, come vedo è anche bella tenera. Ecco qua. E ora gliela taglio. Quindi taglio a pezzettini e vi do il buon appetito tra poco. Eccomi qua. Allora, io mi metto anche un po' di crema balsamica, che adoro, e la nostra cena è pronta. Quindi crema di spinaci per Liam e Nathan. Liam e Nathan, un piattino con zucchine, un po' di insalata e la carne. Ecco qua l'altro. E per noi una fettina di carne, insalata e un po' di zucchine. Quindi buon appetito a tutti. Buon appetito! È decisamente sera, sto andando a riprendere Alex. Abbiamo mangiato, super consigliata, il roast beef di Aldi. Ora vado a prenderlo a danza. Aspettando Alex. Ciao. Sono le 8, sono tornata a casa, gli amenata non hanno fatto l'aerosol, mi sono fermata al volo al PAM, che è vicino alla scuola di danza, perché avevo dimenticato le fette biscottate, i crocchetti per i gatti cucciolotti, quindi ho trovato questo, ho preso questo, per cookie ce n'è tanti, anche perché ne sta mangiando quelli del gatto e i suoi sono là. La lasagne, queste 99 centesimi, 2,10 euro, 1,65 euro. Le patatine, queste qua per Alex che gli piacciono, fazzoletti che in realtà ho preso in parte al Tigotà, al volo proprio, latte fresco per fare i cappuccini e una grande novità per me, questo qui che è una crema di arachidi.
quindi per migliorare le mie colazioni. E basta, adesso vado a fare le lavatrici. Allora, sono in lavanderia, adesso attacco l'asciugatrice e devo fare la roba dei bianchi, quindi guardate come sono nere. Adesso utilizzo questo, praticamente ve l'ho già fatto vedere, ma ve lo faccio vedere ancora perché veramente merita. Io spruzzo per bene, poi gli do una strofinata, ma proprio così, molto veloce, vedete? E poi infilo in lavatrice, metto i soliti prodotti che uso sempre e torna bianco. Questo qui è veramente mitico da usare anche per i colletti. In questo caso ne sto mettendo tanto, ma perché è molto macchiata, altrimenti ne metto anche meno. Adesso metto sulla lavatrice. Asciugatrice azionata. Allora, utilizzo il detersivo in polvere di Aldi che ho preso oggi. Ho già messo, mi sa Maria, perché aveva messo lei della roba bianca, quindi ha già preparato. Aggiungo quindi questo qui, che è bianco puro, quindi è inabbinato. E niente, l'ammorbidente deve aver messo dal colore questo di Mon Amour. E nulla, aziono, però la faccio partire tra 2 ore perché mi manca ancora una mezz'oretta ai piatti. Sono le 20:30, adesso andiamo a nanna. Lia Menatan con l'aiuto di Alex stanno preparando gli zainetti e stanno facendo i mattarelli. Lì mi è arrivato un pacco, ma aprirò domani. E niente, Alex si sta preparando le cose per domani, merenda, borraccia sua, borraccia dei fratellini, e intanto giocano col gattino. E ora andiamo a nanna. Ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto, lo concludo qui, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi. Ciao!